A circa 20 giorni dall'apertura dei seggi elettorali entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative e nel dibattito quotidiano che abbiamo pensato oggi abbiamo voluto tre rappresentanti di tre liste civiche, tre liste che sostengono tre tra i principali candidati per la corsa al Campidoglio. Buonasera e grazie a Francesca Longo, Buonasera. Movimento per la cittadinanza romana, che sostiene la candidatura di Alfio Marchini. Buonasera, buonasera anche a Daniela De Robert, lista civica per Marino, e a Romano Bosconi, cittadini per Roma, lista civica che sostiene il sindaco Buonasera. uscente Gianni Alemanno. Allora, trattandosi di candidature civiche, la prima cosa che vorrei sapere da tutti voi è il motivo che vi ha spinto alla candidatura. Immagino che esperienza e attività politica a vari livelli comunque ne avete già fatta, però quando si sceglie di candidarsi in una lista civica c'è evidentemente una motivazione che va oltre e parto dalla Longo, prego. Dunque, sì, esperienza politica per quanto mi riguarda io ne ho fatta sempre diciamo, in seconda fila, mai come candidata, però ho fatto attività politica e intendo continuare a farne nel futuro. E ho scelto questa volta di impegnarmi in prima persona perché mi convince molto, dato il momento politico così complicato e faticoso per il paese e anche molto per la città, mi ha convinto la proposta di Alfio Marchini, perché è una proposta diversa, è una proposta che lavora sulla concretezza e questo mi ha spinto a L'impegno. impegnarmi anche, diciamo, in un ruolo importante e questo mi ha convinto. De Robert, la candidatura di Marino è stato lo stimolo o c'è stato anche dell'altro? Beh, naturalmente è stata importante perché io credo che Ignazio Marino possa aiutare questa città a rinascere, a ritornare ad essere una città importante, una città bella, una città accogliente. C'è dell'altro, c'è la mia storia. Io sono in una lista civica, vengo da un'esperienza di 30 anni di volontariato a Roma e per Roma, un volontariato particolare, volontariato in carcere, e il carcere purtroppo è un osservatorio molto preciso sulle povertà della città e del paese, naturalmente. Vengo dal mio lavoro, che è un lavoro di giornalista, io sono giornalista della RAI al TG2 e l'informazione è un tema fondamentale, è un diritto fondamentale ed è un diritto che dovrà essere espresso con forza anche da questa città, è il diritto ai cittadini ad essere informati, quindi sono due aspetti della mia vita, il volontariato, il terzo settore, l'impegno tenace per aiutare la città a rinascere ed è il criterio con cui questa lista civica di Ignazio Marino è stata fatta. Siamo tutte persone che in qualche modo hanno lottato tenacemente negli anni per il bene comune, nonostante tutto, nonostante la fatica, nonostante le difficoltà. Il sindaco Alemanno ha lavorato alla formazione della sua lista civica, insomma, con largo anticipo rispetto all'appuntamento delle amministrative. Come è arrivato il contatto e perché ha scelto di candidarsi? Ecco, il contatto è arrivato sulla base di segnalazione di amici e colleghi. Io sono un dottore commercialista, professore di economia, ma per modo di economia sociale. Da sempre sono impegnato nello studio delle problematiche sociali del territorio e delle modalità di soluzione delle varie problematiche. Per cui mi è stata offerta la possibilità di applicare a quella che è l'attività di gestione della città, tutte quelle sono le conoscenze, conoscenze che peraltro avevano già trovato una fase di applicazione concreta perché io da sempre mi occupo di cooperazione sociale, anzi la seguo da vicino, ho contribuito pure alla scrittura di norme che riguardano la cooperazione sociale e quindi in questo senso direi che è un momento in cui si può dare veramente qualche cosa del proprio, qualche cosa della propria conoscenza, qualche cosa della propria professionalità. Entriamo subito nel vivo e parto da lei. La valutazione della giunta uscente, da candidato della lista civica di Alemanno, le chiedo se ci sono degli elementi di questi 5 anni di amministrazione Alemanno, per i quali secondo lei c'è bisogno di discontinuità nel prossimo futuro. Allora, un dato molto importante è questo, non dobbiamo dimenticare che la giunta del sindaco Alemanno è partita dall'acquisizione di una situazione a dir poco catastrofica.
E quindi lui un altro non ha fatto che lavorare per un recupero di questa situazione. E qui va anche un pochettino la preparazione professionale. Normalmente quando si prende in mano la gestione di qualche cosa che è stata gestita da altri, è normalmente calcolato un tempo di recupero, al seguito del quale può iniziare la costruzione di nuove realtà che possono dare a quel recupero effettuato un significato e un valore di concretezza e di totale miglioramento. Ciò non toglie che nel frattempo tante cose sono state fatte, tante azioni di recupero e tanti progetti sono stati portati a compimento nell'ambito di una nuova modalità di gestione della città di Roma. De Roberta, sulla valutazione rispetto all'amministrazione Alemanno? Noi puntiamo a una discontinuità profonda, una discontinuità sotto il segno della trasparenza e non degli scandali. Il sindaco Ignazio Marino e la sua squadra lavoreranno per la trasparenza degli atti, la trasparenza delle decisioni, la trasparenza dei bilanci, la trasparenza delle scelte, perché sia valorizzata sempre la competenza. Lavoreremo per una città accogliente sotto tutti i punti di vista, che sappia accogliere gli ultimi, che sappia accogliere chi è in difficoltà, che sappia accogliere chi è più avanti, che sappia accogliere chi cerca un lavoro e sostenere, puntando soprattutto sui giovani. Sarà la discontinuità nel senso di ridare lustro a una città bella come Roma e che adesso è nascosta da problemi di traffico, da problemi di strade rovinate, da problemi di rifiuti. Quindi un segno di discontinuità profondo un po' su tutti i campi. Francesca Longo, Marchini ha nelle ultime ore polemizzato con Marino su questioni metodologiche, no? I mancati confronti. Nella prima parte di campagna elettorale molto ha invece centrato sulla critica all'amministrazione uscente. Quali sono gli elementi, secondo lei, sui quali l'amministrazione Alemanno ha fatto meno? Io penso che l'amministrazione Alemanno sia stata un vero disastro sotto tutti i punti di vista. Cioè non mi viene in mente una cosa di cui l'amministrazione può essere orgogliosa di aver fatto qualcosa di buono in questi anni. Sinceramente penso che la città sia completamente abbandonata dal punto di vista dei trasporti, dal punto di vista della coesione, ecco quello che diceva la mia collega candidata, ma dal punto di vista della vicinanza, del fatto di sentirsi una collettività. Questo è stato, se in parte era stato costruito con delle politiche che poi potevano essere più o meno condivise, però era stato costruito dalle giunte precedenti, il senso di una comunità e di sentirsi romani, è stato completamente distrutto perché i cittadini hanno prima di tutto sentito che gli amici e i parenti erano in più, diciamo, avevano come un diritto in più e quindi le aziende inzeppate di persone, la città lasciata completamente andare verso un destino che bisogna recuperare assolutamente. Cioè c'è un lavoro da fare su Roma di recupero di tantissimi aspetti, primo fra tutti il lavoro. Io metto due cose al centro del lavoro che noi dobbiamo fare. Allora mi interrompo. Comunque io penso che sia stato un disastro, non mi viene in mente nulla che sia stato fatto bene se non magari inaugurare, ecco, forse la metro B che era già partita un decennio prima e comunque l'hanno inaugurata male. Breve replica di Bosconi soprattutto sull'aspetto della trasparenza, perché entrambe hanno puntato su questa carenza. La cosa che mi meraviglia è che è facile fare critiche, è facile dire e fare propositi, ma poi non si dice mai come, con cosa, quando, perché e soprattutto non si fa mai riferimento a eventuali conflitti di interesse, che secondo me è un dato che per certe situazioni... A che si riferisce in particolare? Ma io ad esempio faccio una riflessione di carattere generale. È molto interessante ascoltare la rivendicazione di esistenza di un conflitto di interesse per un industriale che scende in campo politico, però io poi ricordo come in altre realtà, abbiamo avuto presidenti di regione, sindaci di città e attualmente anche candidati sindaci che hanno degli interessi specifici nella gestione di attività che potrebbero
determinare, non dico che determinare, potrebbero determinare i conflitti di interesse. Questo è un dato importante, peraltro... Però ci aiuta, il riferimento, insomma, penso di averlo capito, però ci aiuta nella discussione se lo fa in maniera esplicita, così diamo benissimo, anche la possibilità allora, di rispondere. Penso che Alfio Marchini sia un industriale, o sbaglio? Credo sia un industriale, credo un che abbia degli interessi diretti nella gestione di servizi. Il fatto di candidarsi come sindaco potrebbe, a mio avviso, far sorgere alcune problematiche di conflitto di interesse che per altri vengono immediatamente sollevate. Io non ho mai sentito parlare. Longo su questo. Beh, perché il processo, diciamo, è stato più corretto. Senz'altro Alfio Marchini è un industriale, senz'altro ha delle aziende. Tutto ciò che faceva riferimento alla città di Roma o che poteva creare dei problemi o degli ipotetici problemi è stato venduto. Ha chiarito, mi sembra, tutte le sue relazioni, i suoi rapporti, è stato assolutamente trasparente su questo. E quindi le supposizioni, si può supporre qualsiasi cosa, noi dall'altra parte abbiamo quello che è successo veramente, cioè quello che Alemanno ha veramente fatto, perché le centinaia di persone assunte nelle società partecipate di Roma sono un fatto. La supposizione che forse una persona che scende, che si propone come sindaco di Roma e che vende tutte le sue, diciamo, le sue aziende, le sue cose partecipate su Roma. Sì, possiamo supporlo, ma mi sembra un po' presuntuoso come ragionamento. Allora, raccogliamo anche l'invito di Bosconi sul come, quindi iniziamo a parlare anche di merito. E per affrontare gli aspetti programmatici è impossibile, a mio avviso, non partire dalla situazione di bilancio del Campidoglio, perché qualsiasi progetto di sviluppo deve prevedere anche delle risorse. Da questo punto di vista c'è un indebitamento che è commissariato e c'è però anche una gestione corrente particolarmente faticosa. La domanda che vorrei porvi è sul rischio che vengano meno ulteriori risorse, quelle dell'IMU, perché se il governo ha anticipato che comunque coprirà le mancate entrate per i comuni dal punto di vista dell'aliquota corrente, sappiamo che a Roma c'è stato un surplus di aliquota e lì di coperture potrebbero non essercene. Che ne pensate? Parto dalla De Robert. Il problema del bilancio è un problema serio, sicuramente. Bisognerà mettere mano e fare fronte ai soldi che ci saranno e a quelli che non ci saranno. Bisognerà mettere mano agli sprechi, ai soldi che vengono buttati, lo dico così perché sono soldi buttati, quelli che non vengono, soldi della città che non vengono usati per la città e per i cittadini. Quindi sicuramente ci sarà la possibilità di recuperare parte dei soldi, ci sarà la possibilità di investirli nel modo giusto, di scegliere anche delle priorità con le quali investire questi soldi. Si tratta di rimettere in moto anche una città che ha dei problemi economici suoi, si tratta di rimettere in moto il lavoro, di puntare sui giovani, di fare in modo che questa città torni ad essere una città che produce sviluppo, che produce anche economia. Tutte queste sono cose che vanno fatte. Certamente bisogna partire dal disastro che c'è e da qui bisogna andare avanti. Se ci si ritrova dopo 4 anni a dire abbiamo trovato un disastro e il disastro rimane, forse si è lavorato male. Io credo che si possa lavorare bene. È un lavoro impegnativo, è un lavoro difficile. Nessuno di noi pensa che sia facile governare Roma, che sia facile ricominciare, che sia facile gestire la situazione che c'è. Io credo che ci siano sul territorio anche moltissime risorse. Siamo convinti che i cittadini, che le associazioni, che le realtà organizzate non esprimano solo dei bisogni, ma esprimono anche delle risorse. E allora lavorare insieme, mettendo insieme intelligenza, energie, capacità, secondo me è anche un modo intelligente per investire, per trovare risorse laddove non ci sono. Lavoriamo insieme, noi lo vogliamo fare. Ma le colleghe dimenticano una cosa che è già stata fatta. La Giunta Alemanno, attraverso un'indagine, una verifica dell'iscrizione degli immobili, dei fabbricati al catasto, ha recuperato oltre 160.000 immobili non precedentemente iscritti e dalle risorse dell'iscrizione al catasto di tali immobili ha già provveduto a predisporre una disposizione che toglie l'IMU a oltre 370.000 famiglie sulla base del criterio del reddito misurato con il criterio ISEE. Per cui è facile, continuo a dire, è facile dire disastro qua, disastro là e dire che si è amministrato male.
Questo è un fatto, il recupero a cadastro urbano di oltre 160.000 edifici e l'eliminazione dell'IMU sulla prima casa per oltre 370.000 famiglie. Questo è un dato di fatto, è una cosa già realizzata, per cui vorrei che si tenesse conto anche di questo, non si facesse finto di dimenticarlo, quando ormai è a conoscenza di tutti che questa cosa è fatta. Francesca Longo. Levare senz'altro l'IMU sulla prima casa o sulle persone che hanno un basso reddito è sacrosanto e ci auguriamo tutti che venga fatto. Come si recuperano le risorse? Io penso che un sindaco che fa quadrare i bilanci che è avvezzo a far quadrare i bilanci di aziende dove lavorano tantissime persone, ed è una persona così pragmatica, penso che si possa essere la persona giusta per affrontare questo momento difficile, chiaramente con delle proposte e delle idee. Io penso che nonostante il buco di bilancio che sì, avranno trovato, ma cioè, comunque l'hanno forse centuplicato nell'arco di 5 anni, penso che il Comune debba fare degli investimenti seri per produrre occupazione, che sarà l'unica cosa che ci farà uscire da questa crisi. Il che vuol dire che bisognerà trovare delle forme di sostegno al lavoro, soprattutto di forme di sostegno al lavoro condiviso, come la condivisione di spazi. Adesso c'è questa nuova forma di gestione degli spazi comuni, del co-working, dove ad esempio i giovani che lavorano possono condividere gli spazi che possono essere anche pubblici. Per ripartire c'è bisogno di un investimento, c'è bisogno di lavorare moltissimo sui servizi. Roma è una città che permette di lavorare sui servizi al turismo e alla cultura, che poi è il settore di cui io mi occupo, senza invece grossi investimenti, ma solo sfruttando quello che c'è, mettendo a sistema il Tevere, mettendo a sistema la promozione, la commercializzazione. Ci sono delle cose che non costerebbero quasi nulla. Accanto a questo il Comune senz'altro dovrà fare degli investimenti più importanti, ma è il primo passo per avere dei risultati. Quindi nei nostri dibattiti quotidiani ogni giorno seguiamo la campagna elettorale di uno dei principali candidati. Oggi è stata la volta di Ignazio Marino, che ha scelto la periferia per lanciare la sua parte programmatica su questo fronte. Lo sentiamo nel servizio di Irene Bartolomeo. Da Casalotti a Torrevecchia, passando per Bastoggi, Ignazio Marino visita il 13° municipio e va all'attacco di Alemanno sulle periferie. Da Casalotti a Corviale, da Torbella Monaca a San Basilio, i problemi che le persone lamentano con forza sono gli stessi: viabilità inesistente, marciapiedi danneggiati o inesistenti, illuminazione danneggiata o assente. Il tour inizia di primo mattino da Piazza Ormea a Casalotti. Piove, il traffico già caotico del lunedì va in tilt. Il candidato sindaco di centrosinistra fa tappa al cantiere per l'allargamento di via di Boccea, un'opera progettata per collegare i quartieri oltre il Gra, tra i più popolosi del quadrante nord-ovest della città, per rendere più scorrevole il traffico in entrata e in uscita. Le ruspe oggi sono al lavoro, ma il cantiere in realtà è fermo. Il sindaco ha voluto iniziare i lavori con l'avvio della campagna elettorale, senza tener conto delle indagini preventive che gli archeologi devono compiere. E appena gli archeologi hanno compiuto il loro lavoro, si è visto che proprio qui c'è il basolato della via Cornelia. I lavori sono stati fermati, oggi io sono qua e sono stati di nuovo avviati. Insomma, mi sembra uno spot elettorale che i cittadini di Roma comprendono molto bene. Accompagnato dal candidato alla presidenza del municipio, Valentino Mancinelli, Marino ha poi incontrato alcuni abitanti del residence ex Bastoggi. Dove i cittadini che da 20 anni si trovano in situazioni di emergenza abitativa chiedono almeno di poter avere un contratto, di poter superare la logica dell'assistenza, per poter essere considerati cittadini a pieno titolo. E concludiamo la mattinata al mercato di Torrevecchia.
Ma la giornata non si è conclusa in tredicesimo municipio. Marino oggi ha visitato anche il canile dell'ex poverello sulla Via del Mare. Il candidato del centrosinistra è tornato così ad affrontare il tema della difesa dei diritti degli animali dopo la contestazione subita sabato scorso a Campo dei Fiori ad opera di un gruppo di animalisti contrari alla vivisezione. Se sarò sindaco, i circhi che utilizzano animali non saranno più ospitati nella capitale, ha detto. Mi impegnerò a realizzare a Roma un pronto soccorso veterinario operativo 24 ore su 24, governato dal pubblico. Infine la frecciata d'Alemanno. Il suo partito non ha mai fatto nulla contro la caccia, mentre io ne ho orrore. Allora, sentiamo prima gli avversari di Marino. Ci sono diverse questioni in campo. Il tema delle periferie, che guarda caso esce fuori sempre in campagna elettorale, questo un po' per tutti i candidati. C'è quello dei residence, che è stata la strategia usata da 20 anni a questa parte nella capitale per risolvere il problema abitativo. Abbiamo visto che è stata molto costosa, ma ha risolto poco. L'ultimo tema, magari ce lo lasciamo in fondo perché vi faccio una domanda apposita, è quello dei diritti degli animali, Bosconi. Prego. Allora, per quanto riguarda le periferie, occorre ricordare che lo sviluppo di Roma è anche condizionato da essere Roma la città dell'accoglienza. Perché si dice che Roma non accoglie, non è vero. Roma è forse la prima città al mondo per accoglienza. Chiunque ci può stare, chiunque può viverci bene. E questo è un dato estremamente importante di cui bisogna tenere conto. Per quanto riguarda i residence, forse da parte delle colleghe... Sulle periferie però insomma, dobbiamo dire qualcosa in più, nel senso che sono particolarmente slegate dalle funzioni e dai servizi della città e da questo punto di vista l'amministrazione che si prepara a governare per altri 5 anni deve proporre una ricerca. Assolutamente sì, infatti c'è la proposta di un nuovo sistema di collegamenti di superficie molto sviluppato su binari e in particolar modo per quanto riguarda tutta la parte sud, questo è già tutto quanto su un progetto che si sta sviluppando legato anche in particolar modo, e qui vorrei anticipare un argomento, alla realizzazione del nuovo stadio che tanto sta a cuore ai tifosi della Roma. Laddove vicino c'è già un percorso di strada ferrata che potrebbe essere sviluppato e diventare un vero e proprio ulteriore pezzo di metropolitana di superficie. L'ho interrotta sui residence. Ecco, per quanto riguarda i residence, il dato che si deve tenere conto è che questa è una possibilità esistente, costosa, ma che dà risultati, che dà soddisfazione, perché comunque consente a chi vi abita di poter avere una stabile posizione. Per quanto riguarda poi gli animali, io direi attenzione a questo aspetto, perché a Roma la quantità, e questo è anche un caso perché mi riguarda personalmente, la quantità di animali che ci sono, di cani, gatti, cavalli, è enorme. E Roma è sicuramente attenta a queste problematiche. Addirittura da parte nostra c'era anche l'ipotesi di prevedere, di proporre in sede nazionale la deduzione delle assicurazioni sanitarie sugli animali. Non soltanto le spese veterinarie che si sostengono, ma addirittura poter facilitare tutte le famiglie che hanno un animale attraverso la possibile deduzione fiscale di una assicurazione sanitaria sugli animali da compagnia, che a mio avviso sono una risorsa formidabile per chiunque vive attualmente in una grande città. Oh, dottoressa Longo, il dibattito che si è spostato in queste ultime ore, lo chiedo ad entrambe, sul tema vivisezione, che insomma, non è certo una competenza del sindaco, però è anche sintomo di una sensibilità, di varie sensibilità che ci possono essere. Corretto portare questo tema in campagna elettorale oppure no? No, non lo trovo corretto, perché parlarne, appunto, un conto è parlare di animali e di quello che si può fare per gli animali in città, un conto è parlare di vivisezione, non è un argomento che mi sembra inerente la campagna elettorale. Questo non toglie che ci sono dei liberi cittadini che hanno espresso, seppure in maniera assolutamente sbagliata, la loro opinione, insomma, ma non era assolutamente il caso di comportarsi in quel modo, di attaccare una persona in quel modo, questo no. Noi abbiamo espresso solidarietà a Marino perché ci sembrava doveroso, insomma, ci è sembrato assolutamente inopportuno. De Robert, poi torniamo sulle periferie. In tanti modi, se si vuole parlare si parla. Se si vuole urlare si urla, in questo caso si è andata anche oltre l'urlo.
La vivisezione non è un tema da campagna elettorale, è un tema importante. Non c'è nessun appoggio alla vivisezione da parte di Ignazio Marino. La difesa degli animali è sicuramente un aspetto importante. Gli animali sono parte ormai della nostra vita e la tutela è parte del nostro programma, quindi sicuramente questo c'è. Il tema della vivisezione è un tema che non esiste, il tema degli animali e la scienza è tutt'altra cosa. Periferie, le vostre ricette. Dunque, noi abbiamo iniziato la campagna nelle periferie e continuiamo a farla tantissimo nelle periferie, ma perché pensiamo che la nostra città debba essere divisa e pensata in piccoli quartieri, tutti senz'altro aggregati, confinanti, uniti, ma quartieri, perché la nostra prima casa, dopo diciamo l'abitazione in cui viviamo, è il nostro quartiere. Il nostro quartiere deve essere accogliente, deve essere vivibile, deve essere sicuro, deve avere anche dei trasporti locali, ad esempio noi facciamo una proposta che è quella dei minibus che possono circolare anche nei quartieri, non necessariamente devono essere solo al centro, si potrebbero creare delle linee di minibus che aiuterebbero moltissimo gli anziani all'interno dei quartieri, potrebbero essere un trasporto pubblico molto utilizzato. E all'interno dei quartieri bisogna creare delle strutture che siano dei centri di aggregazione, in modo che chiunque esca di casa si ritrovi e si senta diciamo accolto, tutelato, amico delle altre persone. Ad esempio noi abbiamo ipotizzato di recuperare degli spazi per farne dei centri delle imprese, dei centri culturali, come abbiamo ipotizzato di realizzare la casa delle radici, che sono delle case per gli anziani, perché uno dei punti più importanti della nostra città, che è così popolata da persone anziane, è quello di farci aiutare dalle persone anziane, di non far restare solo nei centri anziani, che sono importantissime, ma di dare la possibilità di partecipare alla vita collettiva della nostra città. De Robert, abbiamo sentito Marino dire cosa a suo avviso non va nelle periferie oggi, ma come migliorarle? Come si può intervenire? Dobbiamo pensare alle nostre periferie un po' come pensiamo a Roma in generale, cioè Roma che torni ad essere una città che attrae, una città bella, anche le nostre periferie devono essere belle e devono essere riqualificate. C'è l'idea ad esempio di investire una parte dei soldi che entrano con i biglietti dei siti artistici, archeologici e storici per la riqualificazione delle periferie. C'è l'idea di pensare alle periferie come pensiamo a Roma, con delle zone pedonalizzate, ognuno con i suoi quartieri, non solo le periferie, ma tutti i municipi abbiano una loro zona in cui si può vivere meglio, in cui si può passeggiare, in cui si è più a misura di bambino. Pensiamo alla periferia e alle città, l'ho detto prima, a misura di bambino, in modo che siano accessibili per tutti. Pensiamo a dei collegamenti che riescano a rendere più semplice la vita, perché la vita a Roma a volte è molto faticosa e bisogna rendere accogliente Roma, vuol dire andare incontro alle esigenze di chi deve fare anche lunghi viaggi per andare al lavoro o per spostarsi. Siamo quasi in chiusura, vorrei darvi però una manciata di secondi ciascuno per spiegare ai nostri telespettatori qual è il provvedimento, la delibera che proporreste da consiglieri comunali in prima persona. Peraltro siete tre candidati di liste civiche, quindi probabilmente le istanze sono differenti da quelle che proporrebbero esponenti di partito, quindi sono particolarmente interessato. Inizio da Bosconi. Qual è la sua personale proposta una volta in consiglio? Una particolare attenzione al turismo, che è il petrolio di Roma. Noi abbiamo due possibilità particolarissime. Uno, con l'Expo 2015 a Milano, la possibilità di creare un corridoio preferenziale Milano-Roma che possa portare a Roma a costo zero una quantità, tutto il mondo, tutti i soggetti che partecipano all'Expo potrebbero il giorno dopo stare a Roma e rimanerci per visitare la più bella città del mondo. L'altro, creare un marchio qualificato del turismo romano da diffondere nel mondo, in modo tale che chiunque possa conoscere il mondo, che a Roma c'è la possibilità di venire da turisti ed essere protetti, essere garantiti da questo marchio che il comune e l'amministrazione comunale tranquillamente possono creare e diffondere, anche questo a costo zero. De Robert? Io insisterei sulla trasparenza, perché quello che è successo e che sta succedendo a Roma, negli uffici comunali, nel Consiglio,
non deve più succedere. Ai cittadini va ridata la possibilità di controllare quello che facciamo, che il portale di Roma diventi un portale del Comune di Roma, diventi un portale trasparente dove si vede chi fa cosa, se raggiunge gli obiettivi, come è stato scelto, qual è il suo curriculum, come vengono spesi i soldi. La trasparenza deve essere il primo elemento perché i cittadini e le cittadine devono riacquistare fiducia verso una categoria che ha perso molta della fiducia. Lungo. Dunque, io parlo del settore che conosco perché chiaramente le delibere da fare sarebbero tante e molto complesse di vari. Mi interessa conoscere il vostro primo, la vostra prima proposta normativa. La prima delibera che proporrei sarebbe quella di restituire un ufficio che poi c'è, che è il Dipartimento Cultura, Dipartimento Turismo, per ristabilire dei criteri per fare i bandi e di assegnazione di risorse per chi produce cultura in tutte le sue forme, in città, perché questo sarebbe il primo passo per far ripartire l'economia romana. Grazie, grazie a tutti e tre, in bocca al lupo per la vostra campagna elettorale. Grazie ancora, ci fermiamo per la pubblicità, subito dopo sarà il momento di Foyer, nostra rubrica dedicata al teatro. In studio ci sarà Armando Fioretti, a tra poco.